Per una volta tanto invertiamo i ruoli, prendo in mano il microfono, fingo di essere un giornalista e intervisto Monica Lazzarotto di Youmark. Salve, beh, che onore, che bello Finalmente subire il mio finalmente microfono anche tu una su volta Youmark. tanto, Allora, smettiamola di giocare, però esatto. volevamo cogliere l'opportunità di averti qui all'Open Day di Barsonasteller insieme a tante aziende, tu che intervisti ogni giorno responsabili Aia. marketing e comunicazione. Dacci una tua panoramica su come vedi la comunicazione in Italia in questo periodo, in questa fase in cui non si capisce se siamo ancora in crisi o in ripresa. Ma siamo ancora in crisi o in ripresa? Non lo so, forse non lo sanno neanche le aziende, anche se a detta di molti gli investimenti, insomma, sembrano riprendere forza, nonostante, insomma, si confronteranno con una fine 2009 che era andata bene, per cui sarà più difficile magari vedere dei risultati che rispecchino effettivamente la situazione. Sul come, oddio, non potrei essere così clemente perché, come tu sai, noi siamo dalla parte dell'agenzia, dalla parte della competenza e spesso ci succede di vedere aziende che sì, fanno comunicazione, ma la usano, quasi fosse, insomma, una commodity necessaria, un male necessario, no? Però Quindi c'è un senza po' la sensazione che entrare. forse le aziende non ci credono fino in fondo? Non ci credono fino in fondo, non rischiano fino in fondo, si omologano insomma a quello che si è fatto fino ad oggi, a quello che hanno fatto i loro competitor, a quello che piace ai capi supremi nel caso delle multinazionali. Insomma, mi sembra insomma ci sia un po' una carenza di manager, posso dirlo? No, non lo dico, di quelli che sanno veramente insomma, rischiare e prendersi la responsabilità della Però situazione. sicuramente tu riesci a tirare fuori qualche caso positivo, qualche bell'esempio, Ma guarda, qualcosa qualche... che ti ha colpito. Vabbè, a me che piace molto, trovo che la moda ultimamente sia un po' uscita insomma dal format fotografo e prodotto per usare delle strade nuove. Non solo Esempio, non modelle, no. solo modelle, esatto. Per esempio, cioè, io trovo che ad esempio Louis Vuitton fa dei percorsi bellissimi, usando sì dei personaggi noti, ma che cioè, proprio si connettono alla produzione, vedi Sofia Coppola piuttosto che, e ad esempio anche il film, quello sul viaggio che era firmato Ogilvy Parigi, vabbè, per cui, però posizionato solo al cinema, cioè continua a muoversi in un mondo che non tradisce mai la sua vera natura e punta sempre più in alto, va sempre oltre, insomma, alza l'asticella del paragone rispetto a quello che aveva fatto in precedenza. Parliamo tutti di web e anche le aziende, devo dire, che dicono, anche oggi abbiamo fatto un'intervista, puntiamo tutto sul web. Vedi qualcosa di bello? Vedi dei Sai, tentativi intanto interessanti? secondo me va specificato cosa vuol dire puntare tutto sul web perché ancora oggi in media mi sembra che si spenda un 6% nei casi insomma più illuminati nel web, altre volte si tratta di tentativi di assaggio. E poi onestamente mentre diciamo la tendenza ormai parla di un web che deve avere anche un cuore, per cui non solo web performance, non solo web numero, ma web emozione, cioè engagement col consumatore. Di casistori di questo tipo ne vedo ancora poche. Sicuramente però non posso entrare nel merito perché in questo caso le campagne andrebbero verificate sulla base del costo, del beneficio, quindi dell'efficacia, quindi non mi pronuncio, sarò Allora, ecumenica. ritorniamo il Grazie, mi sento microfono più sicura. a Monica e buon lavoro, grazie mille. Grazie.